Bene, procediamo nello scoprire altri lati della poetica mendelssohniana, per esempio il lato del paesaggista. Mendelssohn, al contrario di Chopin o di Schubert, non era affatto contrario all'idea che la musica potesse in qualche modo essere dichiaratamente ispirata o ispirare paesaggi o comunque visioni naturalistiche. Se pensiamo appunto alle musiche di scena per il sogno della notte di mezz'estate, quello è un altissimo esempio di cosa sapeva fare Mendelssohn in questo senso. Allora, anche nel pianoforte, per esempio, troviamo un'ottima testimonianza di ciò nelle Tre fantasie o capricci, opera 16, che, come scrive Attilio Piovano nelle ottime note di sala che avete nel programma, sono appunto ispirate o dedicate a tre sorelle, le cui caratteristiche peculiari, anche fisiche, Mendelssohn in qualche modo cerca di mettere in luce attraverso questi tre brani e anche ovviamente i tre diversi temperamenti di queste tre fanciulle. E nella prima, ad esempio, sappiamo che voleva far sentire il profumo del bouquet di fiori che indossava, e a un certo punto, proprio all'inizio, noterete che c'è un arpeggio di settima diminuita, un arpeggio molto leggero che va verso l'alto, sospeso, e io sono abbastanza sicuro che quello fosse veramente il profumo delicato, un po' così ineffabile, che Mendelssohn voleva evocare con la musica. Il secondo è uno scherzo, anche questo decisamente elfico, e guarda caso anche questo come il rondò capriccioso in mi minore, tonalità del sogno della notte di mezz'estate che sarebbe venuto dopo. Il terzo è invece ispirato ad un ruscello in mi maggiore ed è un brano invece molto più appunto bucolico, pacifico, ma anche conciliante. Quindi tre fantasie o capricci. Thank you.
Thank you.